Buongiorno a tutti quanti. Come va già i 40 giorni nella preghiera? Benissimo. Come andate con i messaggi fatti con il con WhatsApp? Vi dico che sono particolarmente incoraggiato perché durante la settimana io vedo, perché poi i versetti che mettiamo su WhatsApp li mettiamo anche su i vari social, per cui siamo una chiesa piccola ma social, abbiamo Facebook, per cui ci sono le persone che condividono i nostri versetti i versetti del Signore su Facebook, su Twitter, su Instagram, per cui diciamo che possiamo sembrare che siamo pochi che stiamo pregando la stessa cosa, ma in realtà siamo molti di più quanto immaginiamo e pensiamo. Durante la settimana, tra l'altro, mi è arrivata una richiesta da una chiesa in formazione, penso sia a Rimini, c'è una persona del Salvador che mi ha detto: guarda, io sono da poco in Italia, parlo poco italiano, ho visto uno studio bellissimo che voi avete fatto su Ruth, che me lo puoi dare? Dice, la nostra è una chiesa piccola, se noi sai siamo soltanto una ventina. Io ho pensato, una ventina, magari fossimo noi così. Però lode a Dio che quello che facciamo qua dentro va oltre, quello che il Signore, la parola del Signore non si ferma soltanto qua, ma si espande. Ma visto che state pregando, no? Tutte le mattine, non soltanto perché se stanno i 40 giorni di preghiera, ma come routine. Allora, quando pregate, vi faccio una domanda a me. Quando preghi, a chi preghi? È una domanda, dovete rispondere. A chi pregate? A chi? Al Signore. Per cui a Dio. Poi? O ce ne sono tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Chi è che prega a Dio? Alzate la mano. Io prego a Dio. Chi è che prega allo Spirito Santo? Io sono prego. Chi è che prega a Gesù? Prego Spirito Santo. Sono Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Alle tue preghiere, fisicamente, noi sappiamo che Dio è una presenza reale, Gesù è una presenza reale. Quando pregate, chi è presente? È presente Dio? È presente Gesù? O è presente lo Spirito Santo? Spirito Santo. Spirito Santo. Ok. Altre in input, altre opinioni. Già che dice Gesù, c'era un pastore che diceva che lui da piccolo si immaginava che quando pregava c'erano tutti e tre seduti davanti a lui, no? C'era lo Spirito Santo, c'era Dio e c'era Gesù. Lo Spirito Santo prendeva appunti e poi si girava verso Gesù e Dio diceva: oh, chi è di voi due che vuole rispondere a questa preghiera? Oppure che ne so, pensiamo che forse Gesù, Dio si occupa delle cose grandi, no? Tipo il tumore, ma quando non so più così grandi basta Gesù, la broncopolmonite. Oppure lo Spirito Santo basta anche per una tonsilite, un mal di gola. Però la domanda è questa: tu mi potresti dire, ma scusa Marco, che domanda mi fai? Io prego Dio, poi chi riceve a me poco mi importa, Dio è Dio, io prego e poi lo prende chi vuole. Tendenzialmente potrei dirti che hai ragione, se no che Gesù ci ha dato delle istruzioni molto chiare in merito a chi pregare, e se sono cose importanti per Gesù lo sono anche per me e lo dovrebbero essere anche. In Luca capitolo 11 versetto 1, a un certo punto i discepoli gli dicono: Signore, insegnaci a pregare, insegnaci a pregare. Come si pregava prima di Gesù? Mi dai la prima slide? Questo sono tre esempi di come si pregava normalmente prima di Gesù. 2 Re 6, 17. Ed Eliseo pregò a Dio e disse: Signore, ti prego, apri gli occhi perché veda. Poi c'è il versetto di Geremia 37, in cui c'è un rapporto, le persone chiamavano Dio Signore.
Il re Sedechia, Geremia 37:3, il re Sedechia mandò a Pieuca, figlio di Salemia e Sofonia, mamma mia che nomi, figlio di Marco, di quello là, il sacerdote del profeta Geremia per dirgli: prega per noi il Signore Dio nostro. Per cui qui c'era una richiesta di intercessione, per cui tu preghi il Signore. Isaia 37:15, Ezechia pregò il Signore dicendo: Signore degli eserciti, Dio di Israele, che sia di sogni che domini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Qui c'è un'esaltazione di Dio a cui vengono dati tante caratteristiche: Signore degli eserciti, siedi sopra i cherubini, hai fatto il cielo e la terra, sei il Dio, il Dio dei regni. Però c'è una cosa: si poteva usare, non si poteva usare il nome di Dio, perché vedete, qui c'è scritto Signore, Signore, Signore. In realtà, nella Torah, nei primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco, c'era questo: quando c'è scritto Signore, c'era questa cosa qua. Questo lo andiamo un pochino sul tecnico, questo si chiama tetragramma. Sono, allora, nella lingua ebraica scritta, si scrivono soltanto le consonanti. Non mi chiedete come funziona perché non ho mai capito, non ho fatto l'ebraico. Si scrivono soltanto le consonanti. Per cui qui ci abbiamo, nella traslitterazione, qui ci abbiamo una Y, una H, una W e una H. Per cui Y, H, W e H, che più o meno si dovrebbe pronunciare Yahweh. Più o meno. Ora, nessun ebreo avrebbe mai osato pronunciare Signore, ma non, nemmeno lo dovevano pensare, perché non si poteva pronunciare il nome di Dio che era puro da delle persone che erano completamente impure. Per cui quando i sacerdoti, perché ricordatevi che i sacerdoti soltanto potevano leggere la Torah, anche perché molti erano gli analfabeti, ma poi la Torah, il libro della legge, doveva essere letto soltanto dai sacerdoti. Quando incontravano il tetragramma, invece di dire Yahweh, che non si poteva dire, sostituivano con Adonai, che significa Signore. Da sentire, eravamo rimasti al fatto che a Gesù avevano chiesto insegnaci a pregare, e Gesù come risponde? Risponde così: voi dunque pregate così: Adonai nostro che sei nei cieli, Yahweh nostro che sei nei cieli. Come dice? Lo leggete ad alta voce? Padre, Padre. Nella prossima Gesù ti chiede di pregare il Padre, però un attimo, in realtà Gesù non ha detto Padre. Qui c'è un problema con la traduzione, perché Padre in ebraico si dice Abi, invece qui Gesù dice un'altra cosa, dice la stessa cosa che dice quando prega lui. Diceva: Abba, Padre nostro, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Abba non è padre, è babbo, papà, daddy, come dice già in inglese. Una cosa molto confidenziale è quella frase, che la prima frase che dicevano i bambini piccoli quando chiamavano il padre. Non è che da piccoli cominciavano a dire oh padre, no, come dice papà, ba, pa, cominciano con poco. Ora non so se riesco a farvi rendere conto di quello che sta facendo Gesù, della cosa devastante per, per le persone che stavano ascoltando. Gesù stava cancellando 4.000 anni di storia e 4.000 anni di insegnamento che avevano detto che il nome di Dio non si poteva manco pensare, e quindi invece gli dice chiamatelo come papà, insegnaci a pregare come, digli papà. È come se
Vi capitasse mai di incontrare la regina Elisabetta e dice, guarda, quando incontri la regina Elisabetta, la regina Elisabetta d'Inghilterra, non la chiamare sua altezza reale, ma chiamala nonna Betta. Nonna Betta, qua, andiamo a farsi mezzo litro, va? Gesù nel Getsemani non ha gridato padre mio, ha gridato babbo mio, papà mio, aiutami, salvami da questo. Ora ci dice di chiamare anche noi suo padre, perché lui aveva l'autorizzazione a chiamarlo papà, era veramente suo papà. Lui dice a noi, che prima non eravamo nemmeno capaci di immaginare il nome di Dio, nemmeno di pensare che era peccato, di chiamarlo papà, di avere un rapporto intimo con il nostro padre, di avere un rapporto intimo con il Dio che ci ha creato. Questo cambia completamente la maniera di pregare. Perché sapete, una cosa è pregare un padre, un benefattore onnipotente, un po' lontano. Oh padre, sei lassù, sì, ci sei, distaccato, e magari pure con un caratteraccio, perché nell'Antico Testamento, attenzione, a parlare del padre. Altra cosa è chiamare e parlare a un babbo, a un papà, a colui che ti dà l'aiuto quando l'hai fatta grossa. Papà, l'ho fatta una grossa tanto, ma aiuti. Oppure quando hai paura del buio, papà, è buio, mi dai la mano. Abba è la stessa parola che usa Paolo. Romani 8:15. E voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma riceverete lo spirito di adozione, gli angeli, i quali gridiamo Abba, padre, papà. Noi gridiamo papà. Abba è la stessa parola che usano i bambini piccoli. C'è un piccolo estratto di un libro di qualche tempo fa che racconta, è un racconto di una credente, si chiama Joy Sackett. Io e Janet abbiamo tradotto tra l'altro questo libro, eravamo molto giovani, e che raccontava la sua esperienza che aveva avuto quando era andata in Israele. E sapete quello che dice Joyce? Due bambini miei orientali mi hanno aiutato a capire perché Gesù incoraggia a pregare in questo modo. Uno di questi era seduto sulle ginocchia del padre in un autobus affondato. Era tardi, il bambino appariva comprensibilmente molto strano. Dopo qualche chilometro di viaggio, lui cercò lo sguardo del padre e, accarezzandogli amorevolmente la barba, sussurrò molte volte la parola Abba. Quindi poggiò la testa sulla spalla del padre, addormentandosi profondamente. Mentre il figlio dormiva, il padre lo guardava con amore. L'altro era un bimbetto che vide in una piscina. Le sorelle più grandi lo aiutavano mentre entrava in acqua. Ma la sua espressione è stata chiaramente a significare non so se devo piacere o piacere. Quindi apparve un uomo. Abba, Abba! Chiamò il bimbo. Il padre del bambino si diresse verso di lui. Notarono assieme divertendosi molto. La paura se n'era andata. Egli ora non mostrava segni di voler piangere, ma solo grandi sorrisi. Il suo Abba era lì e lui era felice. Pensate ancora, questo è il tipo di amore e di fede che Gesù vuole che noi abbiamo verso il nostro Padre Celeste. Gesù ti chiede di pregare il Padre Dio come lo pregherebbe un bambino di 3 anni, con la stessa purezza e con le stesse parole, con la stessa certezza che lui è lì, è vicino a te e è lì per aiutarti. A questo punto mi ha detto, potresti credere che io ti dica, ok, ho capito, la mattina pregherò Abba, basta, e basta. Sì, però ancora ci sono 2 altre parti della Trinità, che ci facciamo con Gesù e con lo Spirito Santo, mica le possiamo dimenticare. Vi ricordate quello che abbiamo detto spesso nel Tempio di Dio? Il Tempio di Dio, chi poteva entrare nel Santa Sant'Orgine, nel Luogo Santissimo? Vi ricordate che ci poteva entrare il sommo sacerdote? Una volta, basta. Per poter entrare
nel Santa Santorum, nel luogo santissimo, c'era tutta una ritualità, doveva fare delle significazioni, uccidere degli animali, fare delle preghiere, farsi delle abluzioni. Abluzione significa lavarsi, si lavava la doccia. Perché Dio serviva tutte queste cose? Perché Dio non poteva stare davanti al peccato e non poteva stare nemmeno davanti nemmeno a una puzza. Per cui si purificava dal peccato e si purificava dalla puzza di pecorina che c'era addosso. Se non faceva tutto questo, che succedeva? Ricordate, sì? Per entrare, in pratica gli legavano due cose ai piedi. In uno c'era un campanello e in uno c'era una corda lunga che usciva fuori dalla tenda, dalla cortina che separava. Perché lui si muoveva dentro e faceva quello che doveva fare. E il campanello faceva din, 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 din. E se tutto andava bene. Se andava male e le persone non sentivano più din, 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 significava che il Signore aveva fulminato. Allora, pur di non entrare dentro, perché chi entrava dentro faceva la stessa fine del sommo sacerdote, prendevano la corda e lo tiravano fuori e lo bruciavano e lo seppellivano, non so che cosa ci facevano. Ricordate però che cosa abbiamo detto la volta scorsa? Abbiamo detto che per colmarci di gioia Dio aveva bisogno di essere presente in noi, presente tramite lo Spirito Santo, ma aveva bisogno anche di un tempio. E chi era il tempio di Dio? Chi è il tempio di Dio? Oh, sveglia! Voci! Noi siamo il tempio di Dio. Chi ha reso possibile che questo per noi diventare il tempio di Dio? Mi dà la prossima. Chi l'ha reso possibile? Ebrei 10, 19, 20. Così, fratelli, ora abbiamo piena libertà di entrare nella presenza di Dio per mezzo del sangue di Gesù, una via nuova e vivente che il Signore ha aperto per noi attraverso la cortina, cioè il suo corpo. È per questo che quando preghi in baffo di Dio, lo puoi pregare solo attraverso Gesù. È Lui a che attraversando la cortina, spaccando la cortina, mi ha dato la possibilità di pregare Dio. Gesù mi chiede di pregare attraverso il Figlio. Non devi fare più rituali, non devi fare più abluzioni. Se ti vuoi fare la doccia, quella è una cosa tua, ma non serve. Non devi più attendere un periodo specifico dell'anno. Non hai più paura di essere fulminato. Non hai più paura di essere fulminato. Però una cosa la devi fare. Devi aver creduto che Gesù ha pagato completamente per il tuo peccato con il suo sangue. La cortina si è aperta per te soltanto se hai accettato Gesù nella tua vita. Giovanni 14, versetto 6. Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo. Ok, Marco, ho capito. Okay. Mi spieghi praticamente come fare, perché io non ho capito. Prega al Padre tramite Gesù, come? Rivolgiti anche a Gesù quando preghi il Padre. Ricordati di quello che ha detto Gesù: pregate tutto in nome mio. Presentatevi, abbiamo detto l'altra volta, con la lettera di raccomandazione davanti al Padre. Chiedetelo. Giovanni 16, 23 dice: in verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Per cui pregate a Dio nel nome di Gesù. E lo Spirito Santo? Che fine gli facciamo fare a questo povero Spirito Santo? Se mi pare brutto lasciarlo fuori. Una cosa, Gesù ci ha mai chiesto di pregare per lo Spirito Santo? No, Gesù non ha mai chiesto, non ha mai detto pregate lo Spirito Santo. Gesù ha detto io non darò lo Spirito Santo, ma non ha detto di pregare lo Spirito Santo. Però ci sono tanti altri, due soltanto, Paolo e Giuda, Giuda era il fratello di Gesù, che dicono più volte pregate nello Spirito Santo, non lo Spirito Santo, pregate nello Spirito Santo.
Spirito Santo, dentro prova lo Spirito Santo. Prossimo. Giovanni 14. Ti ricordate la cosa che ha detto Gesù prima di essere arrestato? La cena, l'ultima cena. Giovanni, capitoli da 14 a 17 sono l'ultimo discorso lunghissimo di Gesù che fa quando tutti quanti, quando Giuda è uscito e è rimasto con i propri suoi. E in quel racconto dice queste cose: ma quando il Padre manderà al posto mio il Consolatore, egli vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare tutto ciò che vi ha detto. Vi racconto la mia situazione. Spesso, anzi sempre quando prego, io non trovo mai all'inizio le parole, non ci sono mai, mi metto lì che prego, boh, ci sono così tante cose per cui vorrei pregare, perché vorrei pregare dell'universo e oltre, però mi trovo nella situazione precisa di come si trovavano i credenti, i discepoli di Luca 11. Gesù, insegnaci a pregare. La stessa situazione. Gesù lo sapeva, Gesù sa come sono fatto, Gesù sa come sei fatto anche te, perché siamo della stessa natura. Sa che abbiamo bisogno, vedete che cosa dice qui? Abbiamo bisogno di un consolatore, abbiamo bisogno di un insegnante e abbiamo bisogno di ricordare. E chi è che fa tutto questo? Spirito Santo, lo Spirito di Dio. È per quello che Paolo, Giuda e altri ci dicono: tu prega nello Spirito Santo, all'interno dello Spirito Santo. È come se lo Spirito Santo creasse un pozzo intorno a te. Devi pregarci dentro lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti deve avvolgere completamente, devi farti avvolgere. E quando preghi, Spirito Santo avvolgi, vedrai se viene proprio. E sono le parole che dice Gesù che ti consolano, sono le parole che ti insegnano e sono le parole che ti fanno ricordare, per cui vengono i motivi di preghiera. Gesù mi fornisce l'aiuto dello Spirito Santo per pregare. Il grande Paolo lo sapeva bene. Paolo ha detto così, dai la prossima Vangelo. Romani 8, 26. Nello stesso modo, qui è grande Paolo che parla, scusatemi tanto, colui che aveva visto Gesù sulla via di Damasco e che in una maniera immediata era passato da persecutore a testimone di Cristo. Ci avrà un pochino di autorità questa persona quando parla? Romani 8, 26. Nello stesso modo anche lo Spirito Santo ci aiuta giorno per giorno nei nostri problemi e nelle nostre preghiere. Perché in realtà noi non sappiamo neppure perché e cosa pregare, né pregare nel modo giusto, ma lo Spirito Santo prega per noi con tale sentimento che non si può esprimere a parole. Molte volte non saranno parole, molte volte non parlerai a parole, ma parlerai con il tuo cuore, entrerai in contatto specifico e preciso con il Signore. È come, non so se vi ricordate quando eravate bambini che volevate chiedere qualche cosa di importante al vostro papà o alla vostra mamma, ma ci avevate tanto paura che vi rispondevate no. Come stavate? Come stavate? Non era facile, non era facile. Ora, chiedere non è facile, vedi come ride, vedi come ride un figlio, e non è facile, è vero? Non è facile. Chiedere non ci viene naturale e pregare nemmeno ci viene naturale. Non ci credi? Ricordati della prima volta che hai pregato in pubblico, in una sala, non, ma magari non in un piccolo gruppo, ma proprio in una chiesa grande, che hai pregato ad alta voce, eri a tuo agio. Pensa a come ti senti, se non l'hai mai fatto, pensa a come ti sentiresti e come ti senti all'idea di farlo in una chiesa di 100 persone dove non conosci nessuno. A tuo agio. Gesù lo sa, è per questo che ha provveduto lo Spirito Santo, lo Spirito che ti ricopre, dai, non si. Efesini
6:18. Paolo dice questo: state sempre in preghiera, chiedete a Dio il suo aiuto, lasciandovi guidare e assistere dallo Spirito Santo. Per cui noi preghiamo Dio attraverso Gesù, assistiti dallo Spirito Santo. Dio è un padre amorevole a cui possiamo chiedere tutto, è un babbo, è un papà che ha provveduto attraverso Gesù il sistema per entrare nel Tempio, la via sicura per raggiungerlo e parlare direttamente, ma che ha messo a disposizione lo Spirito Santo che ti aiuta, ti fa ricordare e ti consola. Quando prego i quattro temi della nostra campagna di 40 giorni, ricordate che sono la tua grande sfida, quello che vuoi chiedere al Signore che è di più grande nel tuo cuore, la battaglia che vuoi vincere. Poi ci sono la preghiera per i tuoi tre amici perché accettino il Signore, preghiera per la tua città, la città dove vivi, perché possa essere proclamato il nome di Dio, e infine pregare per la Chiesa perseguitata nel mondo, perché ci sono credenti che sono ogni giorno messi a morte per il nome di Gesù. Non cercare di pregare con l'intelligenza, sei tu, Dio, Gesù e lo Spirito Santo, siete in quattro, ma loro non parleranno mai con nessuno. Non cercare di fare quelle belle preghiere in un italiano meraviglioso con una grammatica e sintassi e di beccare tutti i congiuntivi. Lascia perdere, non pregare con la tua intelligenza, ma prega prima lo Spirito Santo, sii onesto, sii onesta e confessa. Spirito, io non so che pregare, dammi delle parole, e vedrai che lo Spirito sarà pronto lì ad aiutarti e a suggerirti. In conclusione, quando preghi, ricordati che stai pregando ad Abba, stai pregando papà, stai pregando al papà, il tuo papà non è distante, è lì, è presente alle tue preghiere. Che puoi essere sicuro che ti ascolta, perché Gesù ti ha dato l'autorità di entrare nel Tempio, che è il tuo corpo, perché Gesù ha aperto la cortina che ti divideva, che ci divideva da Lui, e che ti ha lasciato lo Spirito Santo per consolarti, insegnarti e farti ricordare tutte le cose che Lui ha detto. Paolo dice questo, ultima slide. E voi, Romani 8, 15, da 15 a 16, e voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale chiediamo Abba, padre, papà, babbo. Lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Sei stato adottato nella famiglia di Gesù? Sei stato adottato? Se la risposta è sì, ricordati di pregare Abba, ti ricorda di pregare Babbo attraverso il figlio, facendo il volere dello Spirito Santo. Se invece ancora non sei stato adottato, se la risposta è no, non ti senti ancora parte perché non hai accettato Gesù nella tua vita, oggi è il momento di accettare quell'adozione. È gratuita, Gesù fa già tutto, ha pagato Lui sulla croce. Farai felice il tuo papà, il tuo babbo, avrai a fianco suo figlio e sarai aiutato dallo Spirito Santo attraverso lo Spirito Santo. Proviamoci a pregare. Grazie Signore Gesù, grazie di aver diviso la cortina, di averla spezzata, di averla portata via, di averla gettata, di averla distrutta, così che noi possiamo andare dal nostro Abba, dal nostro Babbo, a parlargli fisicamente ogni giorno. E grazie che hai mandato un aiuto, un consolatore, un insegnante e uno che ci rammenta tramite lo Spirito Santo. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, voglio pregare a Babbo, voglio pregarti. Io ti prometto che voglio
che ti starò sempre vicino in preghiera, come io voglio stare vicino a un babbo reale. Tu sei il mio babbo, tu sei il mio papà. E io ti ringrazio, Gesù, che mi hai dato la possibilità di parlare al mio babbo. Prima non lo potevo fare, ma adesso sì. E ti prego, Spirito Santo, stammi a fianco anche quando non ho le parole. Pregale tu le parole per me. Fammi ricordare tutte le cose e consolami quando c'è bisogno di consolare, di essere consolato. Tutte queste cose io te le prego nel tuo santo nome, Signore.